Una sconfitta piuttosto netta ve l'aspettavate? Un po' sì, però pensavamo anche di vincere o pareggiare. Tu come giudichi la prestazione della tua squadra? Siamo andati abbastanza bene il primo tempo, poi il secondo, vabbè, abbiamo preso 4 gol e il terzo siamo riusciti a fare 2 gol e vincerlo. Se invece dovessi dare un giudizio alla tua prestazione personale, che cosa mi potresti dire tu che hai segnato 2 gol? Così e così, perché se non riusciamo a fare gioco di squadra non è che conta molto. L'importante è divertirsi e giocare bene. L'importante secondo te è divertirsi e giocare bene? Sì, divertirsi e giocare bene ma anche vincere. Che cosa ha mancato alla vostra squadra oggi per riuscire a vincere? Il gioco di squadra. Di solito ce l'avete? Certe partite sì, certe no. E che cos'è che vi impedisce di giocare come se fosse una squadra a volte? Dipende dalle squadre. Certo, con le squadre più forti ci facciamo prendere un po' dal panico e quindi non facciamo molto gioco di squadra. Invece con le squadre che sappiamo che sono già più inferiori a noi, giochiamo meglio. Come vi preparerete quindi per le prossime avversarie? Cercheremo di migliorare e far più gioco di squadra, che nel primo e secondo tempo non abbiamo fatto, però dovremmo riuscirci sabato prossimo perché non è una squadra fortissima come questa. Qual è invece il vostro punto di forza? Il nostro punto di forza è l'attacco, anche se sbagliamo molto.